previsto per questo primo semestre 2017 l'arrivo di 20 nuovi autobus, tutti autofinanziati da parte dell'azienda, e poi a seguire per il prossimo biennio, dal secondo semestre 2017, 50 autobus annui tra urbani ed extraurbani, quindi che riguarda tutta la regione Umbria, in autofinanziamento al 60% e al 40% tramite un finanziamento regionale e del Ministero dei Trasporti. Questo, diciamo, la conferma del nostro impegno forte per il rinnovo degli autobus e quindi anche per il miglioramento del comfort e di quello che è il servizio più complessivo. Si concatena, diciamo, questa giornata con anche l'istituzione del tavolo tecnico, l'amministrazione comunale, che congiuntamente abbiamo ritenuto di mettere in piedi per tenere conto delle diciamo, nuove esigenze di mobilità all'interno del territorio comunale. Ci sono quartieri che sono cresciuti, ci sono aree che hanno esigenze nuove e quindi diciamo, il tavolo tecnico serve proprio per tenere conto di tutte quelle che sono le nuove esigenze di mobilità e per cercare di migliorare ulteriormente il servizio urbano in tutto il territorio comunale. L'impatto ambientale è minore degli autobus a metano, quindi rispetto all'inquinamento è molto basso e il metano inquina di più di questi, gli autobus a metano sono più inquinati di questi autobus, che sono di ultimissima generazione. Euro 6, hanno una guidabilità veramente all'avanguardia, tanto è vero che pur essendo 12 metri riescono, diciamo, ad avere una bellissima guidabilità. Andranno a sostituire gli autobus, diciamo, ormai, diciamo, obsoleti e sulle linee principali della città di Terni, in modo particolare la linea 5, quella che parte da Alfa Gonnera e fa tutto il centro città fino all'ospedale. E possiamo dire che sono. Poi ci saliamo, sono 27 posti a sedere, 84 posti in piedi, 2 posti per disabili e anche questi prevedono anche la possibilità di salire le carrozzine. Siamo convinti che con il miglioramento del comfort degli autobus il servizio può migliorare e quindi anche il riscontro, diciamo, di tutti i nostri clienti, quindi della cittadinanza, possa essere positivo. E questo, come dicevo prima, si concatena con la volontà congiunta dell'amministrazione comunale di Bus Italia anche di rimodulare il servizio più complessivamente all'interno della città perché abbiamo molte richieste di modifiche del servizio. Ci sono quartieri nuovi che sono poco serviti, ci sono anche altre esigenze che stanno venendo fuori, quindi diciamo, il tavolo tecnico che mettiamo in piedi serve proprio perché la mobilità è non a caso, no? È in continua evoluzione, c'è la necessità quindi di rimodulare meglio il servizio per migliorare ulteriormente quelle che sono le risposte da dare a tutti i cittadini. Allora, il tavolo tecnico è costituito, oltre che dall'assessore Giacchetti, da 2 funzionari, un dirigente e un funzionario dell'amministrazione comunale, dal comandante dei vigili municipali e da 3 rappresentanti di Bus Italia e uno anche del CTP, che è l'altra azienda che serve anche con molti servizi la città di Terni. Quindi diciamo, è un comitato tecnico in cui sono rappresentati tutte le persone che seguono.